Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori, visto che queste parole che vi dirò non le posso dire di fronte a un pubblico presente sul posto, ma grazie a questi mezzi moderni riesco comunque a parlare, a comunicare con tutti coloro che vedranno questo video. Oggi è il giorno della memoria, come sapete, secondo me è una iniziativa molto importante per ricordare appunto la Shoah, la deportazione nei campi nazisti. Certo, tutte le volte ci sono delle critiche, perché c'è sempre il rischio in tutte le cose di fare un po' troppa retorica, cose formali, però insomma, secondo me è stata una grande cosa e ce n'è sempre più bisogno. L'importante è non limitarsi a un giorno, anzi, spesso se si pensa che sia solo un giorno, c'è il rischio poi di stancarsi in qualche modo, di vedere tutti questi film proprio lo stesso giorno o giorni vicini. Sarebbe meglio diluirli nell'anno, cosa che alcuni fanno a livello personale, non è che soprattutto noi figli di sopravvissuti alla Shoah ci limitiamo a questo giorno, anzi, questo giorno dovrebbe essere per gli altri, per i giovani che non conoscono, conoscono poco questo argomento e per chi appunto deve approfondirlo, non tanto quello che lo vive o addirittura sulla propria carne, come gli ultimi sopravvissuti ancora in vita, o indirettamente come i figli dei sopravvissuti, come sono io. E appunto vi vorrò parlare proprio di mio padre. Qualche anno fa ho pubblicato questo libretto che si intitola Piccola autobiografia di mio padre. Evidentemente questo titolo ha bisogno di una spiegazione perché sono io che scrivo l'autobiografia di mio padre. D'altra parte avevo scelto questo modo di far parlare mio padre proprio perché non mi andava di fare una vera e propria biografia con tutta la storia in terza persona, mio padre, che fece, eccetera. Oltre al fatto che io, come forse vi dirò ancora in seguito, ho pochissimi dati sulla vita di mio padre. E quindi l'unico modo era fare appunto questo libretto dei miei ricordi. Poi, come vedete, addirittura faccio, immagino che mio padre, dopo essere morto, continui a vedere quello che succede, continua a pensare alla sua vita anche nei rapporti con me, per cui insomma in questo modo riesco un po' a dir tutto, anche se evidentemente da un punto di vista anche immaginativo, se così posso dire. Quindi parlo appunto della vita di mio padre, dalla nascita, e già quello è un po' particolare perché lui, essendo nato nel 1903, nacque ancora nel grande impero austro-ungarico sotto Francesco Giuseppe e nacque in un cosiddetto shtetl, una cittadina non piccolissima, si chiamava e si chiama ancora, anche se poi, siccome questi luoghi e poi la Galizia orientale fanno oggi parte dell'Ucraina, ha cambiato nome diverse volte. Basti fare l'esempio di Leopoli, che è anche un nome italiano, che poi sotto l'impero austro-ungarico si chiamò Lember, quando poi diventò Polonia Lvov e ora che è Ucraina Lviv. Comunque la città è sempre la stessa, la differenza fra ora e prima della guerra, che prima della guerra c'era un grandissimo numero di ebrei e oggi praticamente non c'è nessuno. Ebrei, fra l'altro, che parlavano Yiddish, questa lingua degli ebrei dell'Europa orientale, che ha avuto anche una grande letteratura e, se così si può dire, è stata sterminata nei campi, anche lei è stata sterminata. Quindi ormai la parlano in pochissimi, qualche gruppo ultraortodosso, però devo dire che viene studiata,
nelle università, proprio nel tentativo in qualche modo di non accettare questa morte di una lingua, soprattutto perché chi la parlava è stato ucciso, e nella speranza in qualche modo rinasca. Comunque vi dicevo, era nato nel 1903 in uno shtetl, per cui con tantissimi ebrei, e la sua vita da bambino era ritmata, insomma, dalla vita ebraica, insomma. Infatti lui ricorda anche quando ai bambini si mandava molto presto a studiare quello che si può chiamare le elementari, ma l'asilo era troppo piccolo. Questa scuola si chiamava Heder, stanza, perché era appunto una stanza, c'era un maestro, detto Melame, ma insegnava soprattutto, sì, forse a leggere e scrivere, ma soprattutto l'ebraico, la lingua ebraica, cominciando con la Torah, eccetera. Si racconta appunto che per invogliare i bambini a imparare le singole lettere ebraiche, insomma, per un bambino non è la cosa più ovvia, veniva a mettere del miele, quindi quando uno, una caramella di miele, eccetera, qui quando uno riusciva a pronunciare bene la lettera, gli veniva data. Comunque era anche in genere uno studio molto faticoso per un bambino, però così imparavano. E anche mio padre, da bambino, piuttosto piccolo, cominciò a imparare un po' di ebraico, un po' di Torah, qualche massima dei padri. Conoscete le massime dei padri? È un libro della Mishnah, fatto di aforismi, di detti, che poi restano nella memoria. Infatti mio padre, anche poi da grande, diciamo, quando l'ho conosciuto io, citava ogni tanto questi detti, e anche qui ce n'è uno importante, lui ripeteva sempre, cioè non ti rallegrare quando cade il tuo nemico. E poi appunto si ricordava di averlo detto anche sul treno che lo portava con la famiglia ad Auschwitz, che di fronte a lui c'era un noto ebreo fascista che evidentemente poco tempo prima non avrebbe mai immaginato di essere portato insieme agli altri ebrei in un campo di concentramento e di sterminio. Poi racconto appunto, meglio ancora, come vi ho detto, mio padre racconta la sua vita, che è un po' una sintesi, si può dire, del Novecento, perché appunto la nascita nell'ispero austro-ungarico, poi Vienna, la capitale dell'impero, perché quando scoppiò la prima guerra mondiale c'era il fronte in Galizia fra tedeschi e russi, e i russi pensavano che gli ebrei fossero delle spie tedesche, perché in effetti gli ebrei galiziani erano sudditi fedeli di Francesco Giuseppe. Molti parlavano Yiddish, come vi ho detto, che è una lingua affine a tedesco, anche se c'ha molte parole ebraiche, ovviamente, e anche slave. Quindi quando potevano li deportavano, in particolare in Siberia, che è una vecchia usanza russa. E allora tanti ebrei fuggirono da quei luoghi per recarsi in altre città importanti dell'impero, cioè Budapest e soprattutto Vienna, la capitale. Così anche la famiglia di mio padre, che consisteva del nonno Nahum, la nonna Sissel, mio padre Shulim, suo fratello Mordecai e una sorella di nome Miriam. Andarono tutti a Vienna durante la guerra, quindi potete immaginare le difficoltà. È vero che mio nonno Nahum era una persona abbastanza agiata, aveva una piccolissima banca, come usava allora, però chiaramente fuggendo non poteva portare con sé più di tanto. Mio padre fu iscritto a un istituto commerciale, ma non era il tipo che aveva tanta voglia di studiare, poi soprattutto durante la guerra, in cui si dedicava più che altro a un piccolo
contrabbando, così si può dire, in particolare di patate, mi raccontava, e frequentava regolarmente il famoso circo Bush. Ovviamente non poteva permettersi di pagare il biglietto e quindi si nascondeva nei gabinetti prima che cominciasse lo spettacolo, e poi al primo rullo dei tamburi usciva. Poi finì miracolosamente la guerra e non sarebbe stata più nessun'altra, tutti dicevano questa è l'ultima guerra. E si trattò di decidere cosa fare. Mi dimenticavo di dirvi che purtroppo a Vienna morì la mamma di mio padre, cioè mia nonna Sisse, per una banale appendicite, ma a quei tempi succedeva spesso. E questa fu la prima tragedia della famiglia. Poi, appunto, finita la guerra, mio nonno Nahum e Miriam tornarono in Polonia. Mio zio Mordecai andò a Zurigo a completare gli studi rabbinici e mio padre a 15 anni decise di provare questa esperienza, diciamo, sionista e andare in quella che allora era chiamata Palestina, insomma, la terra di Israele. Solo che una volta arrivato, e scusate se mi interrompo, è memorabile quello che gli disse il nonno Nahum alla stazione Südbahnhof di Vienna, dice, cosa vuoi che ti dica? Si intende, era molto emozionato perché lasciava un ragazzo di 15 anni. Cosa vuoi che ti dica? Di mangiare col coltello e la forchetta? Ti dico soltanto sii onesto. E questo evidentemente mio padre se l'è sempre ricordato e ha cercato sempre, sempre di essere onesto in qualunque luogo. In Palestina mio padre non voleva andare in un kibbutz come avevano detto i sionisti per tornare alla terra, finalmente l'ebreo che lavora non solo con la mente, e quindi non trovava da lavorare. E alla fine si arruolò nell'esercito inglese, sapete che faceva parte del mandato, Inghilterra aveva il mandato sulla Palestina. Diventò anche caporale, ma poi anche in quell'occasione non vedeva un futuro, per cui decise di tornare in Europa. Aveva una mezza idea di aprire una falegnameria in Germania, non so bene perché, non ripeterò mai abbastanza che mio padre parlava poco o quasi niente del suo passato, a maggior ragione poi dopo della sua prigionia. Avrebbe voluto, questa forse è una delle ragioni perché ho scritto, lui avrebbe voluto scrivere un libro sulla sua vita eccezionale, ma non solo, si era direi quasi orgoglioso di dire Auschwitz era solo un capitolo, una dimostrazione che ne aveva viste tante, aveva vissuto tante vite, tutte insomma più o meno da raccontare. Comunque, siccome mio zio Mordecai, Rav Mordecai, Rabbino Mordecai, fratello, appunto, come vi ho detto di mio padre, fu chiamato a Firenze a insegnare Talmud al collegio rabbinico italiano che allora si trovava appunto a Firenze, a quel punto mio padre arrivò a Firenze, città bellissima, come si usava a scherzare anche ultimamente, città bellissima, c'era degli esagitati in camicia nera, ma non avrebbero avuto futuro, si pensava, invece sappiamo com'è andata. Si trattava poi di trovare un lavoro, mio padre, come avrete capito, era in una famiglia osservante, per cui molto osservante, per cui il problema era non lavorare di sabato. E anche qui ebbe fortuna perché tramite il rabbino di Firenze, il famoso Margulies, fu messo in contatto con un altro ebreo polacco, il celebre editore Leo Samuel Olszki, che possedeva anche la tipografia Giuntina in Via del Sole, che capì le esigenze di
questo suo giovane correligionario, che era tutt'altro che ortodosso, però capì queste esigenze e lo assunse proprio alla tipografia giuntina come compositore a mano. Anche lì rientra nel personaggio, perché mio padre non aveva mai lavorato, certo, in una tipografia. Però sapeva le lingue ancora una volta si sono dimostrate molto importanti per salvarsi, all'inizio per avere un lavoro, dopo anche per salvarsi, quando allora insomma non è che se ne studiava molte di lingue, soprattutto in Italia fino a poco tempo fa. E fu appunto assunto come compositore a mano in pochi anni, però riuscì a diventare addirittura direttore della tipografia giuntina nel 1928 a 25 anni. Una curiosità in quel momento, prima forse poco prima che era diventato direttore, ma sempre quell'anno arrivò in tipografia accompagnato da un amico, il famoso scrittore David Herbert Lawrence, con un suo libretto che poi era l'originale del famoso Lady Chatterley's Lover, l'amante di Lady Chatterley, famoso libro scandaloso, proibito, che poi a leggere oggi ovviamente sembra un libro per bambini, o quasi. A quel punto si trattava di mettere su famiglia, evidentemente a Firenze. Dimentichiamoci che gli ebrei sono pochissimi, anzi, se così posso dire, la scelta del compagno, della compagna, non è così scontato quando invece è scontato sposare un ebreo o un'ebrea. Ma anche qui ebbe fortuna perché sempre attraverso mio zio, che conosceva bene il rabbino di Torino, Dario Disegni, fu messo in contatto con la figlia Anna, detta Annetta. I due si piacquero e quindi poco dopo, nel 1933, si sposarono. E nel 1935, il 3 settembre, nacque una bambina e fu chiamata Sissel Emilia, Sissel appunto come la mamma di mio padre e Emilia come la nonna di Annetta. Quindi sono stati alcuni anni felici, mio padre lavorava alla giuntina, un buon stipendio, Annetta lavorava come insegnante all'Istituto Commerciale Duca d'Aosta, la bambina cresceva e cominciava anche ad andare all'asilo, quando, come sappiamo, nel 1938 vennero promulgate le cosiddette leggi razziali, che oggi giustamente sono chiamate leggi razziste, e questo provocò uno shock sicuramente in tutti gli ebrei italiani, anche, non dimentichiamo che c'erano anche diversi ebrei fascisti, con tanti problemi, anche se oggi si sente a dire furono all'acqua di rose, non è affatto vero che furono all'acqua di rose, anzi per certi versi, almeno all'inizio, furono peggiori di quelle naziste, di quelle tedesche, le famose, famigerate leggi di Norimberga del 1935. Quindi ovviamente Annetta fu subito cacciata da scuola, anche i Sissel dall'asilo comunale. Mio padre invece per fortuna poté continuare a lavorare alla tipografia giuntina, mentre il vecchio Olschi, che aveva avuto tantissimi premi, riconoscimenti per tutte le sue opere pubblicate, in quanto ebreo dovette anche lui rassegnarsi e andare a morire in Svizzera molto deluso dall'Italia. Però, come si suol dire, questo viene capato all'epoca della persecuzione dei diritti. Ancora si poteva vivere e spesso agli ebrei basta poter vivere, questo è anche un fatto che inciderà molto sul comportamento durante invece la Shoah, la preparazione alla Shoah.
Sì, se fra l'altro poté frequentare una piccola scuola ebraica nata nei locali della comunità, una scuola molto particolare perché vi insegnavano professori appunto espulsi dalle scuole pubbliche e quindi come minimo di liceo, ma anche ci fu qualche professore universitario famosissimo e quindi ebbero un'ottima preparazione dovendo presentarsi agli esami da privati. Ebbero tantissimi voti buoni, dovevano stare a parte dai ragazzi ariani in fondo e tutto, però poi in pratica superarono. E qualcuno gli fu concesso quando mancavano pochi esami alla laurea, come nello stesso caso di Primo Levi, di laurearsi. Poi cosa potevano fare è un altro discorso. Purtroppo, come sapete, arrivò l'8 settembre. Prima il 25 luglio con la caduta del fascismo e molti si illusero, anche se Badoglio aveva detto la guerra continua, ma insomma molti si illusero che fosse finito tutto, probabilmente anche gli ebrei in quel mese di agosto, pochi pensarono, erano così contenti probabilmente di risentire un po' il profumo della libertà, per cui e se invece, come dico spesso, gli ebrei, i soldati, anche per tante persone a rischio dell'invasione tedesca, fossero stati avvertiti, la storia sarebbe stata un po' diversa. Arrivarono appunto i tedeschi l'8 settembre e gli ebrei non capivano lì per lì cosa sarebbe successo, un po' perché le notizie non arrivavano facilmente dagli altri paesi, in particolare appunto dalla Polonia, dove tanti milioni di ebrei erano già stati sterminati, sia nei campi di sterminio, sia anche nelle varie città, cittadine dove arrivavano la Wehrmacht, non dimentichiamo la Wehrmacht, l'esercito regolare tedesco ha avuto le sue responsabilità, e soprattutto le SS, e non dimentichiamolo mai i collaboratori o collaborazionisti che sono stati tanti nei vari paesi. A questo pare oggi non si possa più dire tutti santi. Ci furono anche dei santi, come meglio si chiamano, dei giusti che salvarono gli ebrei a costo anche a rischio della vita. Però tanti non lo fecero, infatti una delle cause di questo grande sterminio, ma non solo degli ebrei, nella storia dell'indifferenza degli altri, una cosa che non mi riguarda. Questo non vuol dire fosse facile, appunto, salvare o tentare di salvare gli ebrei, le altre minoranze, non dimentichiamoci che il totale degli sterminati nei campi fu di circa 12 milioni, quindi 6 milioni di ebrei, cioè un terzo di tutti gli ebrei del mondo, ma tanti politici, gli omosessuali, i testimoni di Geova e tante altre minoranze non accettate, che quello era il sogno del Reich, una razza, un popolo di signori, un popolo di padroni e poi nel caso migliore schiavi. E gli italiani, come dicevano, non sapevano bene, tranne qualcuno, ma qualcuno già nel 38 aveva capito che non era aria. Restare in Italia, restare in Europa, ebbero la forza, il coraggio, la fortuna, tutti insieme, i mezzi per fuggire nelle Americhe, in Svizzera, in Palestina stessa. Ma i più restarono, e questo atteggiamento allora molto frequente, storico, millenario negli ebrei, di pensare, beh, in fondo quante cose ci sono capitate, passerà, è importante continuare a vivere. E poi sappiamo invece che non fu possibile continuare a vivere. Con l'invasione tedesca, appunto, si cominciò a pensare che era bene nascondersi, però tanti ancora aspettavano, non si sa bene cosa aspettasse. Poi, come sapete, il 16 ottobre 1943 ci fu la grande retata nel ghetto di Roma, con 1.022
arrestati uomini, donne, bambini, e poi da Auschwitz ne tornarono solo 16. E allora finalmente si capì che bisognava nasconderci, cioè non c'era altra possibilità. E lì, insomma, devo dire che molti aiutarono gli ebrei nelle campagne, nelle città. Ci furono purtroppo anche diverse delazioni. Davano 5.000 lire per ogni ebreo denunciato. E anche mio padre si pose il problema e pensò di fuggire in Svizzera, soprattutto in Lombardia, ma non solo. Era relativamente facile passare il confine. Certo, ci voleva il cosiddetto passatore, che spesso prendevano i soldi e poi scappavano loro, lasciando gli ebrei in mano ai tedeschi. Mio padre ebbe anche dei documenti falsi, grazie a un collega di Annetro, un avvocato, l'avvocato Enrico Bocci, che poi fu trucidato a Villa Triste perché collaborava appunto con i partigiani. Arrivarono al confine con la Svizzera, vicino a Sondrio, e purtroppo furono scoperti. Mio padre non ha mai voluto raccontare come. Qualcuno diceva che forse la stessa Sisse aveva detto una frase che non doveva dire. Il milite, così attento, la colse e quindi furono portati nel commissariato di Sondrio. Poi la burocrazia funzionava anche allora, furono addirittura rimandati a Firenze in una villa vicina alla città, Villa La Selva. Da lì poco dopo a San Vittore, come raccontava sempre mio padre, lui, un uomo ancora giovane, 40 anni, robusto, eccetera, avrebbe potuto facilmente scappare, però non poteva lasciare la moglie e la figlia al loro destino. E appunto il 30 gennaio 1944 furono letteralmente spediti ad Auschwitz insieme ad altri 600 sventurati, fra cui c'era il rabbino di Firenze, Nathan Cassuto, sua moglie Anna Cassuto, e poi tutta una storia a sé, perché si salvò e poi fu uccisa in Palestina dagli arabi durante la guerra d'indipendenza o poco prima. E c'era anche il babbo di Anna Segre con la bambina, e voi sapete tutti ormai che è l'Ilania Segre. Il viaggio fu tremendo, se ne parla poco del viaggio, ma non potete immaginare la situazione, tutti pigiati, praticamente senza mangiare né bere, senza servizi igienici e tutto il resto. Infatti molti morirono, addirittura i vecchi, morirono sul treno. Poi dopo 6 giorni, un viaggio di 6 giorni infernale, arrivarono sulla rampa di Auschwitz, dove c'era il famigerato dottor Mengele, che poi non fu mai arrestato, non furono mai capaci di arrestarlo, che faceva la cosiddetta selezione, te a destra, te a sinistra, cioè i vecchi, le mamme, i bambini, chi insomma non poteva lavorare, non poteva essere sfruttato, venivano subito portati nelle camere a gas, uccisi e poi bruciati nei forni crematori, ma questo nessuno lo sapeva, di quelli arrivati, quindi erano così sconvolti e non sapevano bene che cosa voleva dire. Qualcuno credeva ancora, anche perché dicevano: guardi, voi siete anziani, prendete questo furgone, salite qua, voi qua, andate a fare la doccia. E la gente non ci credeva, cosa doveva fare. Insomma, a quel punto poi non poteva neanche reagire, averlo saputo prima ci cioè si sarebbe potuto organizzare tutto, ma nessuno veniva detto. Anche se, come sappiamo ora bene, non è vero che nessuno sapeva, molti sapevano i tedeschi, molti tedeschi in Germania, sapevano i paesi alleati, sapevano in Vaticano, sapevano in Palestina.
Però fu detto e fatto poco, non che fosse facile, intendiamoci. E quindi mio padre, che risultava nella lista di trasporto, i tedeschi in questo sono precisi, una lista di trasporto dove figurava mio padre come maestro tipografo, Annetta come insegnante, e la bambina Sissi non sapevano evidentemente cosa scrivice, di professione scrisse il bambino. Sappiamo che la mamma e la bambina furono subito eliminate. Mio padre, in quanto tipografo, fu messo nel campo col numero di matricola 173484. Come vi ricordate, andava saputo perfettamente a memoria in tedesco, e se uno sbagliava erano bastonate come minimo. Però, appunto, dopo poco ebbe fortuna perché fu spostato nel campo di Plaszów, che ora conosciamo tutti perché è il campo dove Spielberg ha fatto il film, nella lista di Schindler, e stampava sterline false perché i tedeschi pensavano di mettere in crisi la Banca d'Inghilterra distribuendo tutte queste sterline. E poi, insomma, non andò esattamente così, avrebbero voluto fare anche dollari, ma intanto arrivavano i russi da est. Ho letto poi ultimamente tutti questi tipografi, stavo per dire ovviamente, furono uccisi prima che i nazisti lasciassero il campo. Però in quel campo, come sapete, era un campo molto particolare, perché alcuni prigionieri andavano a Cracovia a lavorare per un certo Schindler. Mio padre, che fra l'altro aveva comprato una grammatica polacca per una mezza razione di pane, e sapete bene che il pane, come diceva Primo Levi, era sangue ad Auschwitz. Ma voleva rinfrescarsi quel poco polacco che aveva imparato da bambino, perché in casa si parlava Yiddish. E grazie anche a questo riuscì a intrufolarsi, l'unico italiano nella lista di Schindler, fra gli ebrei di Schindler. Poi anche loro rischiavano di essere uccisi nel periodo della fuga dei nazisti da quei luoghi. Però Schindler, in questo, lo vedete bene, riuscì a corrompere il famoso, famigerato comandante di Plaszów, Goethe, e portare tutti i suoi ebrei a quel punto a Brunnwitz, in Moravia, dove furono liberati alla fine della guerra. Vi ricorderete una delle scene quasi finali del film, in cui Schindler parla agli ultimi soldati che dovevano controllare gli ebrei, e dice loro: ovviamente li potete uccidere, ma che senso ha? E se ne andarono anche per paura dell'arrivo degli alleati. Poi mio padre, per farla breve, tornò a Firenze, sperava ancora che Sissi e Annetta fossero miracolosamente in vita, ma purtroppo dopo poco seppe dalla Croce Rossa, e non era così, furono subito appunto eliminate il 6 febbraio all'arrivo. Tornò alla sua tipografia giuntina, fu accolto, come potete immaginare, come un eroe, e proprio il lavoro lo aiutò, aiutò tantissimo, si buttò sul lavoro tutto il giorno, in parte la notte, solamente quando tornava nella sua stanzetta non poteva più vivere in quell'appartamento che l'aveva visto felice, tornava alla mente tutto quello che aveva vissuto, di bene e di male. E quindi non è stato facile. Poi la vita continua, come si suol dire, i dolori piano 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 vengono smorzati. Una sera, una cerimonia ebraica, la cerimonia di Hanukkah, la festa delle luci, conobbe una signora vedova, vedova per motivi di malattia naturale. Il marito Raffaello Passigli era morto proprio il 3 settembre 1943,
43, che poi è stato il giorno della nascita di Sisto. In parole povere, misero insieme le loro sofferenze, si sposarono. Il 28 maggio 1948 nacqui io, e come dico sempre in queste occasioni, nascendo credo di aver dato il meglio di me, perché potete immaginarvi la gioia di due persone che avevano tanto sofferto, mio padre ovviamente di più. A vedere, insomma, che era nato un bambino ebreo, quando fino a poco tempo prima i bambini ebrei dovevano essere tutti sterminati. E da qui rientra, come ho accennato anche nel libro, la mia vita non facile come figlio di un sopravvissuto, con vari problemi psicologici, ma di questo potremo parlare in un'altra situazione, quando affronterò appunto le difficoltà dei figli dei sopravvissuti, che sono frequenti. Io addirittura non lo sapevo, poi pubblicai un libro come Giuntina che si intitola appunto Figli dell'Olocausto. Allora si diceva Olocausto, nei paesi anglosassoni si dice ancora, e quasi mi meravigliai a vedere quanti di noi avevamo dei problemi più o meno grandi a cui reagivamo in modo simile, anche se non sempre lo stesso. Tra l'altro mio padre non parlava mai di quello che ha vissuto. I bambini però intuiscono da una frase, da uno sguardo, e così feci io. In particolare quando c'era la televisione qualcosa che ricordava, anche indirettamente, la Shoah, mia madre diceva a mio padre: vai, vai via, non lo devi guardare. A me mi sembrava molto strano, perché insomma, lo guardo io, diciamo, senza particolari problemi, e lui, un uomo grande e grosso così, non lo può guardare. E pian piano ho cominciato a capire, ho sentito la mancanza anch'io di questa sorellina che aleggiava nell'aria. E infatti poi, sempre presente in me, fino a dedicargli delle piccole poesie che sono presenti nel libro. E questo fatto che mio padre non parlasse, insomma, credo abbia influito molto, perché il non detto a volte fa più male del detto. Poi anch'io ho avuto i miei problemi, come vi ho detto, e poi per fortuna ho avuto tre cose importanti nella mia vita, decisive: incontro con la donna che sarebbe diventata mia moglie, Anna, la nascita di un figlio, Shulin, chiamato come mio padre, senza la C, perché insomma all'inglese, diciamo, mentre mio padre era tedesco. E la nascita è la Giuntina, che è stato un modo per esprimere tutto ciò che avevo dentro, anche il rapporto all'ebraismo, che ogni ebreo, se uno è fortunato, può esprimerlo soprattutto con l'osservanza della legge, delle mitzvot, eccetera, della generosità, della giustizia, che non è solo osservanza formale, l'ebraismo. Oppure in altri modi, mio padre negli ultimi anni lo esprimeva con la collezione di oggetti ebraici. Io l'ho espresso con questa casa editrice, e pian piano ha avuto una certa fortuna, almeno di critica, come si suol dire, e poi per fortuna è entrato anche mio figlio Shuri e la casa editrice va avanti. Per tornare a mio padre, in questo breve racconto suo e mio, non posso che citare la fine, che poi rende l'idea di quello che è stato mio padre. Mio padre appunto dice: vorrei soltanto aggiungere che la parola che ho ripetuto sempre in tutta la mia vita, soprattutto nelle ore più buie, anche poco prima di morire, è stata una parola paradossalmente araba, maktub, che vuol dire era scritto. Però credo che non saprò mai se c'è qualcuno che scrive il destino degli uomini o è tutto un caso. E per concludere, cosa posso dirvi? Semplicemente, ho sempre amato la vita. Vi ringrazio di avermi ascoltato.